Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco Chitano e sto per raccontarvi una bellissima storia. Una storia che parla di libertà, ma soprattutto di una normalissima famiglia americana in una normalissima casa americana. La vita scorreva tranquilla per la famiglia Chitano. Si crogiolavano sotto il sole degli splendenti Stati Uniti d'America. E sembrava che nulla potesse rovinare quel paradiso idilliaco, ma delle oscure nubi si addensavano all'orizzonte. Il piccolo Tim era triste perché sentiva il bisogno di un vero amico. E la signora Chitano, che sì, era una giovane e bellissima donna, ma non era molto brava nelle faccende di casa, aveva bisogno di un assistente. Mr. Chitano, che era sempre stato un padre e un marito modello, ormai tra conti e scartoffi li stava trascurando. Era molto preoccupato per quei maledetti sindacati. Sì, come al solito, sono sempre loro a minare la tranquillità di un onesto lavoratore. Un momento! Che succede? Strane idee stanno balenando nella mente di quell'uomo! Il tarlo del comunismo internazionale si sta insinuando in lui, e come in ogni uomo libero che tentenni nella difesa della democrazia. Ma ancora una volta la General Atomics dimostra la sua efficacia nella difesa del comunismo internazionale. Grazie alle meraviglie del capitalismo e delle lobby e del libero mercato, questa famiglia ha ritrovato finalmente la felicità. Grazie, General Atomics. E che Dio benedica l'America. Ragazzi, ma quanto mi siete mancati, santo cielo! Eccoci qua, ritornati finalmente su YouTube! Wow! Che per tornare la Bethesda mi ha dovuto scrivere direttamente, tipo, oh, ma non fai più video? No, eccoci qua, ragazzi, infatti penso che non farò video per altro tempo se ogni volta la Bethesda non faccio io mi manda questi capolavori. Ragazzi, la Bethesda mi ha mandato un pacco, questo doveva essere il titolo, poi alla fine non lo so che titolo metterò alla fine, spero che lo spot vi sia piaciuto. In teoria dovevo fare semplicemente un unboxing, però mi sono fomentato, abbiamo fatto uno spot in stile Fallout e là vi presento Mr. Andy! Lo vedete che è vivo, ragazzi! It's alive! Aspetta, lo faccio vedere. Un po' timido, eh? Wii! Mister Andy, tutto bene? Fatti vedere. State vedendo, ragazzi? Che figata! Poi vabbè, farò tutte inquadrature in magro per farvi vedere, cioè nel senso, non so se vi rendete conto della dettagliatezza di questo cavolo di Mr. Andy. Infatti si può anche spengere e si ricarica USB. Ok, l'ho spento. La figata, raga, è che è così dettagliato e realistico che infatti il video è venuto molto bene anche per quello, perché comunque la soggettiva che ho girato del Mr. Andy è venuta bene soprattutto perché il robot è veramente dettagliato, oltre le mie estreme capacità da regista. Comunque è stato bellissimo, ragazzi, il primo contatto proprio, quando ci siamo conosciuti mi ha dato la zampina. No, raga, non si sa quanto è figo, è dettagliatissimo e snodabile in ogni minimo dettaglio come un reale Mr. Andy, e si muove soltanto la parte del collo, comunque ricaricabile da qui sopra. È una figata, raga. Poi non era... ritorneremo a fare video su YouTube, ragazzi, non solo per questo Mr. Andy, e anche perché comunque ho sempre avuto ragione io, e su Fallout 76 abbiamo sempre detto il vero, e a quanto pare alla fine la confraternita è tornata, come avevo detto già nel 2019. La confraternita tornerà, non vi preoccupate. E infatti avevo ragione. Però vabbè, non mandava neanche. Avrei potuto fare un video. Ho sempre avuto ragione io. Ma sti cavoli. Ho anche anticipato, ragazzi, Godzilla vs King Kong. Non so se vi ricordate. E sta uscendo anche adesso il film. Abbiamo anticipato, ragazzi. Tipo i Simpson, stiamo. Cazzo. Ho fatto cadere un attimo, si è spostata la camera. Comunque, come vedete, sì, però così non possiamo parlare, mister. Lui ha un microfono. Quando parli, si attiva. Se spendo.
Accidua. Sì, fermo. Ah, ok. Veramente, raga, un tripudio di dettagli. Poi può dire tantissime frasi, ma fondamentalmente non è quello l'importante, perché non è che reagisce veramente a quello che gli dici, quindi è abbastanza inutile. Però è molto figo anche la scatola. È in stile anni 50, infatti è bella anche, cioè non la puoi, cioè non la riesco a buttare assolutamente, la metterò lì così. Perché comunque esteticamente è bellissima e comunque in stile Fallout è la classica scatola che hanno a ogni cittadino modello americano a casa. E l'avete vista anche in Fallout 4 comunque, all'incirca era così. Vabbè, comunque cita un po' tutte le cose che può fare un Mr. Andy, portare i cani a spasso, cucinare, è un maggiordomo perfetto dentro casa, tranne quando ha qualche problema tecnico e tira fuori la motosega verso il marito. Però veramente, raga, bellissimo, ve lo linko in descrizione, costa un pochettino, costa un pochettino, quello sì, è fatto dai ragazzi di Gaming Ads, che vedete qui, sono loro, questi qua, però c'è da dire che hanno fatto un buon lavoro, dovrebbe essere completamente metallo. Non sembra plastica, ma sembra anche metallo. Però vi giuro, l'effetto è veramente realistico. Non è che dici, ah, che paccottiglia. No, assolutamente. Però da rumore non mi sembra metallo, quindi non lo so. Ma veramente, raga, difficilissimo da aprire. Comunque qui c'è stato un posto per... Ecco, non ho riuscito. Dove si carica. Oh, madonna santa. È buono. Cazzo d'acceso. Ui. Ok. Da qui si può accendere e si può spengere del tutto. Comunque lo potete anche spengere e accendere da qui per mettere varie modalità. È accesa col LED sotto, come vedete. Uè, uè, però è spento il microfono. Brava. Ok, così si accende. Brava, così è acceso col LED spento. Vabbè, insomma, raga, e taci. È veramente, veramente figo. Comunque, è probabilmente la cosa esteticamente più bella che ho dentro casa. E fa veramente il suo perché. Per esempio, sta luce dà un tono all'ambiente. Cioè, bellissima. L'accendi, la metti là e ti illumina dal basso l'action figure. Ma a parte scherzi, il giorno non si nota. Però illumina abbastanza di sera in quel ripiano. È figa, fa il suo perché. Un grazie a Bethesda, raga. Grazie mille, un grazie sentitissimo. Sappiate che se mi manderete altre cose, comunque avrete recensioni fighissime come queste, come questa, e nel video iniziale anche a tema Fallout. Spero sia piaciuto anche a Bethesda. Grazie mille, raga, grazie a tutti. Torneremo a fare video su YouTube, assolutamente, ragazzoli. Però come vi ho spiegato, per me non è un secondo lavoro YouTube, è un terzo, perché comunque io lavoro nel campo audiovisivo, quindi molto spesso devo montare dei video. Mo' è tutto fermo, c'è l'apocalisse uscita da Fallout e ci ha raggiunto nella realtà, quindi in effetti sto a fare pure pochi video. Però stiamo a lavorare pesante su Twitch, infatti, raga, seguitemi su Twitch che abbiamo preso anche la partner, quindi tanta roba. Qua su YouTube ancora siamo molto lontani a prendere il verificato, ma su Twitch ci siamo riusciti. Comunque, io come vi ho spiegato, non posso montare video su YouTube perché ho il computer impegnato e sto montando altri video. Quindi mi dispiace, ragazzi, sono stato un po' fermo, ma torneremo. Appena la Bethesda sembra che sta arrivando anche tanta roba al fuoco. Si parla di un Indiana Jones ambientato a Roma. Non si sa da botta come gli è venuto in mente. Però a quanto pare sembrerebbe, dalla mappa si vede in questo video che vi sto facendo vedere, una mappa dove si leggono delle vie, si legge Roma e si capisce che è ambientato in parte in Italia. Una storia completamente nuova, scollegata da tutti gli Indiana Jones, che io adoro. Quindi mi si mixa Bethesda e Indiana Jones, che è un'altra cosa che comunque, un po' per chi mi conosce, sono un gran fan della saga. Quindi una storia nuova ambientata a Roma. E sono fan anche di Roma, quindi, cioè, nel senso, bellissimo. In più sembrerebbe che hanno aperto una sussidiaria di Bethesda chiamata Vault. Non Voltec, ma Vault. Quindi non lo so, misteriosa, non si sa cosa servirà. Però tanta roba, regà. Vi informerò in futuro su queste novità.
Sembrerebbe anche si vocifera, ma questo non c'è niente di... Però se vorno fa i soldi io glielo consiglierei a Bethesda, ora che hanno anche i fondi di Microsoft. Un remake di Fallout New Vegas. Secondo me verrebbe apprezzato, ma anche un remake in 3D di Fallout 1. Secondo me sarebbe apprezzato. La storia c'è, è una figata. Non lo so. Poi fate voi. Comunque, grazie mille Bethesda ancora per questo fantastico Mr. Andy. Che bello. Oh, mi hai messo paurissima! Grazie mille, ragazzi. Stai calmo. Tetto. Allora, grazie mille ragazzuoli, grazie mille Bethesda, ci vediamo ragazzi su Twitch, ritornerò su YouTube, comunque sappiate su Twitch alle 16 siamo sempre in live, tranne il sabato che è alle 22, facciamo Final Fantasy modificato che sta avendo un grande successo e sono felicissimo di questo. Ritorneremo ragazzi a giocare pure a Fallout 76, che è arrivata un sacco di roba figa, è arrivata la confraternita d'acciaio, quindi seguitemi anche su Twitch, magari mo ci organizzeremo con un orario preciso, seguitemi, c'è un link che vi metto anche, troverete di Telegram, da lì ci organizzeremo su quando fare le live, c'è il palinsesto, insomma, tutte cose, tutte cose. Grazie mille ragazzi, grazie mille a voi, grazie mille a Bethesda e dai a tutti. Ciao belli!